a quel fiume d'amore che passa e devasta il mio fragile cuore, e mi lascio così trasportare tra i vortici al mare che tu sei per me. Per una volta ora io ti sogno ancora sotto i vecchi ponti cittadini, come la corrente bella e travolgente e la simpatia della mia gente. Un evergreen. Grazie per essere con me questa sera.
Elio Rotelli è l'artista della serata, vi presento anche i protagonisti che sono tra scrittori come la tradizione Mangia come scrivi, e parto dall'amico Antonio Taceta, eccolo già alle mie spalle, è al centro della scena, è al centro della scena e della sala, bravo Antonio, eccolo. Antonio Taceta aveva capito che lo avrei presentato, per cui ha voluto mostrarsi. No, ma lo so, ci mancherebbe, allora. Lo lasciamo cercare il fazzoletto. Antonio Taceta in realtà è l'autore di un romanzo per adulti, che ha una bellissima copertina e anche dei bei contenuti, si intitola L'invasione delle cavallette. Lui è Antonio Ugolotti Serventi, detto Taceta, autore anche del Teatro dei Topi, scrittore surrealista. Passato al Mangia come scrivi anche quello. Sì, già passato al Mangia come scrivi, per cui fai parte un po' della storia, della rassegna, insomma, sei negli annali, Antonio Taceta negli annali di Mangia come scrivi. Non sono ancora negli annali, ma presto lo entreranno, Aldo Boraschi, collega giornalista amico di Borgotaro, che è il terzo suo romanzo, si intitola L'enfasi eccessiva, l'ho pubblicato per una casa editrice piccola ma grintosa, si chiama Lupe Mutevole, e per la terza volta ripropone il suo personaggio di giornalista detective in un giallo, L'enfasi eccessiva, dicevo, al terzo, segue Al limite del buio e Donne altrimenti amate. Ultimo ma non meno importante, solo in ordine di presentazione, ultimo, è Corrado Aiolfi, ben arrivato, grazie Corrado Aiolfi. Allora, applauso per tutti e tre, bene, scusa. L'applauso è cumulativo per tutti e tre, Taceta, Boraschi e anche Aiolfi. Aiolfi è, vabbè, intanto uno che ha un personaggio, è una persona che ha una grande passione per la letteratura. Per la scrittura è uno dei fondatori del premio Violetta di Soragna, prima cosa. È uno scrittore, è al secondo romanzo con gli abiti del male, il precedente si intitola Come germogli d'Italia. E poi è anche nella vita cardiologo, non si sa mai, si potrebbe sempre aver bisogno di lui, per cui teniamolo buono, insomma. Stasera non lo faremo lavorare, insomma, stasera lo ascolteremo, stasera verranno... Oh, un ritorno pazzesco, Enrico, torna tanto l'audio, comunque, stasera... È proprio il microfono del cantante, per cui sento la mia voce, ritorna, si legge. Stasera avremo tanti assaggi di libri. Sono autori di Parma, ma anche della provincia di Parma. Taceta, parmigiano doc, abbiamo detto, Aiolfi di Soragna, Boraschi di Borgotaro. La provincia di Parma, i suoi colori, i suoi sapori. E parlando di sapori parmigiani o della provincia di Parma, abbiamo anche il miglior parmigiano d'Italia a tavola, è stato servito all'ingresso, il trentanesi del caseificio sociale Coduro. Ringrazio Fabio, che quel signore là in fondo, grazie Fabio del caseificio. E non è l'unico importante nome della provincia di Parma che ci accompagna questa sera a tavola, perché avremo i vini dell'azienda Il Gruppetto di Neviano De Rossi, selezionati da Claudio Ricci del Bere Alto. Allora, la serata può iniziare, grazie, sempre all'insegna, bene, l'applauso a Ricci ci sta, insomma, il Bere Alto, Il Gruppetto ci sta, dove voi? La serata ora inizia con... un'altra specialità del caseificio Coduro, Tosone, è un formaggio, piace, anche qua per l'applauso della mattina. Ecco, non ho citato Daniela Stecconi, attrice di Fidenza, attrice di teatro, e ci intratterrà dopo le presentazioni leggendo un brano per ognuno degli autori presenti. Per cui questa sera faremo delle letture professionali, solitamente sono gli autori che leggono le pagine di altri autori. Questa sera Daniela è attrice di teatro e insomma la conoscete perché ha allestito anche uno spettacolo dedicato alla ciclista Alfonsina, insomma di recente, esatto, a Fidenza, insomma. Poi parleremo anche con lei della sua attività teatrale. Per cui, tutti i colori e i sapori della provincia di Parma, protagonisti di Parma gialla e nera, grazie. Si può iniziare, diciamo, Tosone con Indivia, per cui faremo questo abbinamento, servito in una cocotte, attenzione a non ustionarvi, sarà ultra bollente. Grazie, ben arrivati a Mangia come scrivi.